Anche quest'anno Fasano, nella data del 18 ottobre, si è raccolta in preghiera per ricordare le tante vittime della strada con la fiaccolata organizzata dall'associazione Flavio Arconzo. Dopo il momento di preghiera e raccoglimento che si è svolto nell'atrio del cimitero di Fasano, la lunga fiaccolata in memoria delle vittime della strada, organizzata dall'associazione presieduta da Katia Schiavone, è partita per la sua lunga e silenziosa marcia, con lo slogan «Per non dimenticare che la guerra va avanti e la strage di giovani vite continua, per non dimenticare che non succede solo agli altri e che gli altri potresti essere tu». Affiancata da autorità politiche, rappresentanti delle forze dell'ordine, diverse associazioni e il gruppo degli ultras, la lunga fiaccolata si è snodata tra alcune delle vie principali di Fasano, tra lumini, cartelloni ricordo dei tanti caduti per incidenti stradali e molti palloncini bianchi. Giunti in piazza Ciaia, Gian Nicola D'Amico ha condotto la parte finale della manifestazione e dopo i saluti di rito dell'assessore Giuseppe Galeota e l'intervento della presidentessa dell'associazione Vittime della Strada Katia Schiavone, alcuni parenti delle vittime hanno letto delle lettere al cielo. Prima di lasciare spazio alla coreografia della scuola Nuova Coreos dal titolo Il senso della vita. La manifestazione si è conclusa con la proiezione di un video in memoria delle vittime della strada e il lancio dei palloncini bianchi al cielo. Thank you.
Thank you.